Il 23 settembre 1910 l'ingegnere aviatore franco-peruviano Geo Chavez tentò la trasvolata delle Alpi a bordo di un monoplano. Il suo sogno però si infranse sulla piana di Domodossola, dove Chavez precipitò in fase di atterraggio, morendo pochi giorni dopo l'incidente. A distanza di 100 anni da quel tragico giorno, la provincia di Milano ha voluto ricordare l'impresa di Chavez con numerose manifestazioni. Dopo il successo di domenica 19 settembre con l'ammarraggio di 19 idrovolanti all'idroscalo, il 23 settembre scorso il presidente della provincia di Milano, l'onorevole Guido Podestà, ha ricevuto il casco indossato proprio dall'aviatore. Il progresso umano ha viaggiato proprio sugli atti di coraggio che a volte hanno consentito di fare dei passi avanti. Ecco perché io credo tutti noi grati di quello che è stato un sacrificio non vano, siamo qui a ricordarlo. È una consegna simbolica, noi siamo grati, è giusto che resti dove è stato conservato fino adesso. Noi abbiamo avuto l'altro giorno, lo ricorderete, la sorpresa che al Museo della Scienza e della Tecnica hanno ritrovato un pezzo originale dell'aereo di Chavez, e quindi Milano ha già un suo pezzo di storia anche per quanto riguarda questa trasvolata. Il Cimelio è stato trasportato a bordo di un monoplano che ha ripercorso la tratta seguita dall'aviatore nel 1910. Ad attendere il velivolo all'ATA militare di Milano, oltre al presidente Podestà, il generale dell'aeronautica militare Nello Barale e i consoli di Francia Joël Meillet e del Perù Ana Marina Alvarado. Grazie.